Onorevole Picerno, ci sono due livelli di confronto all'interno del suo partito, uno più sul merito, sull'articolo 18 e ne parleremo, ma io inizierei da quello più prettamente politico, facendole vedere l'intervento, il meglio dell'intervento di Massimo D'Alema alla direzione, poche un'oretta fa. Ma io devo confessare che sono sinceramente un ammiratore della oratoria del segretario del nostro partito che giustamente, secondo una visione moderna, si rivolge più che a noi che siamo qui, ad un vasto pubblico. Tuttavia penso che il dibattito politico, soprattutto quando si tratta del dibattito di chi ha la responsabilità del governare il Paese, debba mantenere un forte aggancio alla realtà. Io potrei fare una lunghissima elencazione di affermazioni prive di fondamento. Ma veramente non è obbligatorio sapere i fatti, ma sarebbe fortemente consigliabile studiarli. Sai, un lavoratore che si sente dire dal Presidente del Consiglio è giusto che i padroni possano licenziare chi vogliono, poi ci penserà lo Stato, e lo Stato non ha i soldi per pensarci, diciamo, perché con questi ordini di grandezze non può fare nulla, quel lavoratore sarà oltretutto indotto a consumare di meno. Pensa a Stiglitz. Lo capisco che Stiglitz è un vecchio rottame della sinistra, diciamo però ha avuto quel premio Nobel del quale i nostri giovani consiglieri finora non hanno avuto la possibilità di essere insigniti, diciamo. Meno slogan, meno spot, e un'azione di governo più riflettuta, credo forse possa essere la via per ottenere dei risultati. E non si racconta che sta lì da 44 anni, perché un po' di persone che sanno che non è vero esistono, Matteo. E tu devi anche pensare a quelli che le cose le sanno, non solo a quegli altri. Grazie. Allora, onorevole Picerno, D'Alema liquidatorio, come però spesso è stato anche Renzi, no? Nei confronti di chi la pensa diversamente, che impressione le dà un'opposizione così netta, dura di Massimo D'Alema? Beh, D'Alema è D'Alema, sprezzante, ironico, spesso convinto di avere la verità in tasca e qualche volta con la testa troppo rivolta al passato. Ecco, se c'è una cosa che mi ha colpito del discorso di D'Alema è stato esattamente questo, una assoluta conservazione del passato. Mi ha colpito molto il passaggio che abbiamo ascoltato insieme quando parlava di padroni e di lavoratori mettendoli appunto in opposizione, ed è una rappresentazione a proposito della realtà che evocava D'Alema di un mondo che non esiste più. Questa è la rappresentazione di un mondo che sì esisteva durante gli anni 70, quando appunto c'era un unico un modello di lavoro maggioritario, che era appunto quello delle grandi fabbriche, eccetera, eccetera, ma che oggi oggettivamente non esiste più. Oggi noi viviamo la realtà dei piccoli imprenditori che insieme ai loro dipendenti si spaccano la schiena. Lei dice, come D'Alema non alle categorie vecchie, proprio per leggere la realtà che voi state tentando di affrontare. Ma io direi che non la vede probabilmente la realtà D'Alema, perché quando evoca uno scontro fuori dal tempo tra padroni e lavoratori, insomma, non mi rimane che dire che siamo per davvero con la testa rivolta ad un mondo che non esiste più.